Allora ragazzi, bentornati su Resident Evil 7. Come vedete ci fa ricominciare da dopo la scena terribile della cena dove il capofamiglia voleva anche farci un lavoro di dentista col coltellaccio, che per fortuna non gli è riuscito. Comunque, come abbiamo visto, se noi proviamo a guardarci un po' in giro, a cercare, non c'è niente di che, ci sono porte chiuse, c'è una botola chiusa. E dopo un po' torna il capofamiglia a romperci le scatole e a farci fuori con il badile. Quindi, visto che abbiamo fatto una bruttissima fine nell'ultima puntata, ci conviene forse scendere giù nel garage, perché se avete visto, l'unico passaggio che sembrava libero e praticabile era proprio quello del garage, ragazzi. Adesso quindi noi. E poi una cosa strana, la vecchia, non so se ci avete fatto caso, la vecchietta che stava seduta al tavolo, mezza moribonda, è sparita. È sparita. Vecchietta poi che mi ha ricordato anche il film Non aprite quella porta 2 di Tobe Hooper, film in cui c'era una famosa scena dove una ragazza veniva invitata, anche se non voleva, a questa scena stranissima con questa famiglia mostruosa, e nella famiglia c'era anche il vecchio che era praticamente moribondo anche lui nel film. Una cosa un po' di cattivo gusto, ma sicuramente terrorizzante. E questa qui di Resident Evil 7 è stata una, penso, una citazione al film Non aprite quella porta 2, che c'era anche un attore famoso che si chiamava come Dennis, Danny, non mi ricordo. Vabbè, ragazzi, comunque andiamo a giocare. Allora, qua io devo cercare di scapparmene. La vecchia è ancora qui, come vedete. Allora, mo io sento dei rumori brutti che non mi piacciono. L'altra volta siamo entrati qui. Qua c'era qualcosa che non abbiamo preso. Cos'era? I segreti dell'abisso. No, è un libro che non ci interessa. Qua. Tre scomparsi nella popolazione urbana. Uomini. Altri tre scomparsi. Niente, è pieno di scomparsi. Questi qui volevano andare praticamente a vedere le case stregate o abbandonate. Allora, quanto ho capito, dove siamo all'inizio del gioco? Era la sezione della casa per gli ospiti, ok? Mentre invece qui siamo. Oh, munizioni. Siamo nel. Però non c'è la pistola perché me l'hanno tolta, mortacci loro. Vediamo un po' se c'è che c'è nel menu, nell'inventario. C'è un cacchio, c'è solo i proiettili. Ma hanno tolto tutto, sti bastardi. Allora, come abbiamo visto nello scorso episodio, ragazzi. Allora, prima cosa sto cercando di muovermi solo con lo stick e non con lo sguardo perché altrimenti mi sputtana. Il punto di vista nelle scene di intermezzo, ragazzi. Qua mi alzo un po', ma qua non si vede che c'è su sto quadro. Ma si vede solo il tetto di una chiesa, non si capisce niente. Guarda Dio. Allora, qui abbiamo già visto e sappiamo bene. Abbiamo anche letto qui i vari foglietti che c'erano. Ragazzi, sappiamo bene che dobbiamo andare al garage perché se no arriva il padre di famiglia e ci fa il mazzo. Quindi, allora, qua ci avevo visto. Sì, qua c'erano gli schifi loro, le varie budella umane che se mangiano. Ok. Dobbiamo andare. Allora, qui c'è una porta chiusa, se non erro. Dobbiamo andare da qua. Andiamo a vedere se questi cassetti si aprono, per prima cosa. Questo non si apre. Questo non si apre. Mo, tra un po' dovrebbe arrivare il padre di famiglia da lì dietro. Andiamo a vedere se arriva. C'è della roba che si muove lì. Questa è chiusa. E conviene tornare indietro. Allora, si può andare indietro anche premendo giù più cerchio, mi pare. Allora, vediamo un po' se sto orientato. No, sto orientato male. Sto orientato. Non sto orientato verso la telecamera, devo stare orientato verso la telecamera, ecco. Così, vediamo un po' se sto. Sì, sto più o meno orientato verso la telecamera, perfetto. Perché sto gioco fa i capricci se non ti orienti verso la telecamera. Non so perché non ci hanno pensato a questa cosa. Cioè, ti puoi muovere con lo sguardo, puoi ruotare con lo sguardo, ma non puoi. Ma poi quando parti una scenetta di intermezzo ti si incasina tutta la situazione. Allora, qui che c'è? Non sembra venire via a manino. Devo trovare qualche oggetto quindi, così a. E mo tra un po' arriverà il padre di famiglia a rompermi i coglioni, guarda. Che
Qualcosa per rompere. E non c'ho oggetti, c'ho solo i... Devo trovare qualche oggetto. Ma io ritorno qui da sta porta, sperando di... Non faccio rumore perché sennò arriva il capo famiglia a rompere. La vecchia sta ancora là. Devo trovare un qualche oggetto per rompere... sì, la vecchia moribonda. Ok. Devo trovare qualche oggetto per rompere quella roba. Io però, come vedete, istintivamente mi ruoto con lo sguardo e faccio male perché non devo fare così. Qua ci sta vario pentolame. Qua i cassetti non si aprono. Vediamo un po' come sto orientato rispetto al... Allora, mi giro. Mamma mia, ma che è quel quadro là? Ma che è? Quadro del cannibale, ma io non lo so. Allora, vediamo un po' se in cucina c'è qualche utensile che posso usare. Allora, frigo lo accostiamo. No, ho fatto rumore. Speriamo non se ne sono accorti. Allora, vediamo un po' qui. Qui piatti da lavare, mosche. Che schifo, ma lavate ogni tanto questi cacchio dei piatti. Vabbè, io manco io lavo spessissimo i piatti, Li lavo una volta al giorno, lavo tutti i piatti della giornata. Però non è che faccio stare i piatti mesi. Oh, c'è qualcosa qua. Che era? Una piantina? Ah, un'erba di quelle curative, come da tradizione residentiva. Adesso io penso che il padre di famiglia si va a triggerare quando noi apriamo quella porta là, vedete quella là, dove c'è dentro la botola. Quindi adesso io che faccio? Faccio la furbata. Provo ad andare qui. Allora, qua l'altra volta quando sono andato è spuntato fuori il cavaliere di famiglia. Eccolo. Ho sentito il rumore. Andiamo piano piano. Ci sono le lucette di no, è filo spinato lì. Vado piano piano. Eccolo, mortacci su, scappa, scappa, scappa. Corri, 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 eccolo, 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 eccolo. Là non ci devo proprio andare, qua a zona là, perché sennò arriva sto stronzo. Chiudi, chiudi, chiudi. Chiudi. Speriamo che qua non ci viene. Allora, intanto devo cercare qua qualcosa. Ah, pistola! No, una scarpa! Porca puttana, pensavo che era una pistola, invece è una scarpetta di un bambino. No, non venire qua, non venire qua. Ma basso? Non venire qua. Vediamo un po' se c'è qualcosa qui. Dentro a... Non venire qua! Non c'è. Posate. Posate. Posate d'argento. Dacci vostra. Si vede che non riesco a trovare manco... Ma qua non si apre. È inutile che clicco perché là non si apre. Vado di qua. Sto camminando gatton gattoni. Mi nascondo qua dietro, sì. Caso che arriva uno stronzo. Oddio, ho fatto rumore con delle... Ha detto che massa di stronzi. Ho fatto rumore, mi sa, con delle lattine qua per terra. Non vorrei che avesse sentito il capofamiglia. Aspetto che se ne va. Io sto aspettando, ma qua è brutta, eh. Vieni fuori, ovunque ti trovi. Oh, cazzo. Non sto qua, non entrare. Non sto qua dentro. Ragazzi, sto gioco è veramente da cagarsi in mano, veramente. Però devo dire che rispetto alle mie puntate ci ho preso un po' più... Ci ho preso un po' più dimestichezza. Nelle prime puntate ero... Scampo, lo sai. Non lo scampo. Nelle prime puntate ero proprio terrorizzato, se ricordate le prime due puntate. Poi ho cominciato a farci l'abitudine. In tutti i survival horror è così, anche in quelli tradizionali, nei giochi 2D, nei vecchi giochi, che ne so, i primi Resident Evil, ma nemmeno quelli ne erano manco tanto spaventosi. I vari Silent Hill, i vari, soprattutto i Forbidden Fa... Ti trovo prima o poi, e quando ti Quando mi trovo... trovi, che fai? Cioè, Forbidden Siren, i vari Forbidden Siren, ma soprattutto... Eccolo, eccolo! Quelli della macchina fotografica, come si chiamavano? Mamma mia, non
Ma visto che culo. Ci metterò poco a trovarti e a ucciderti. Allora, ma lui sa che io non sto qui, quindi c'è qualcosa. Però non trovo oggetti per scappare, perché dovrei trovare una fuga per la botola oppure per il garage. Mi serve un oggetto tipo che taglia. No, no, eccolo, 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 eccolo. Gesù, maledetto. Eccomi, sto arrivando. Ma mi serve vedere? Mortacci sua. Dicevo, quel gioco, come si chiama? Fear Effect? No, non si chiama Fear Effect. Come si chiama quel gioco? C'è un Project Zero, si chiamava in America, mentre invece da noi in Giappone si chiamava... Oh, c'è un vuoto di memoria. Il secondo si chiama Crimson Butterfly, come... E quello, insomma, era abbastanza spaventoso, quel gioco lì. E quello lì è anche quello, come tutti i survival horror, quando un po' conosci la mappa di gioco, quando sai cosa aspettarti, dopo non fa più paura. Perché la paura cos'è? La paura è nell'ignoto, no? Quando non sai cosa Ethan, ti aspetta. Ethan, Ma mi chiamo Ethan io, no? Non lo so. Non lo so se il protagonista si chiama Ethan. Faccio sbia, eccolo, eccolo. Non mi guardare, non mi guardare. Sai chi mi pare il padre di famiglia qua di sto gioco? Mi pare. Sapete chi? Mario Brega, quello di dov'è Verdone. il mio piccolo Ethan? Non ci sono, vattene. Mario Brega. No, eccolo, eccolo, portate! Scappa, scappa! C'è Ho Nemesis! finito. Scappa, 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 scappa! No, ma la capocciata, li mortacci sua. Ma io ho dato io, ma ha dato lui la capocciata. Oh cazzo! Corri, scappa, c'è Nemesis! Mi ha dato una badilata sul culo! Corri, corri! Come faccio? Niente. No, 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 non mi menà, non mi menà! Mario Brega, non mi menà! No, io non sono comunista così! Sono comunista così! No! Niente, mi ha spezzato il cuore. Ah, niente, ragazzi, disastro! Sei morto! Come faccio a superare sto pezzo? Come faccio a superare? Allora, mo adesso, prima di andare in quel corridoio lì, vedo un po', esploro bene la casa, vedo se riesco a trovare un oggetto, perché sicuramente... a nascondere l'ombra e non fare rumore per evitare Jack. Jack sarebbe padre famiglia. Ma devo riuscire a capire, mi serve un qualche oggetto. Qua c'è sempre la vecchia. Ricordate però nella scorsa puntata io ero entrato e uscito da sta stanza e la vecchia era sparita, non so perché. Allora, qua non c'è niente. Allora... Senti, scusa vecchia, non è che c'è qualche oggetto da darmi? Una busa? Cioè, voglio dire, questa qui è una tavola, non c'ho un coltello da usare? Non c'ho una posata da usare per poter rompere quel nastro adesivo? Non c'è, non c'è. Non posso usare un cacchio. Una zampa di pollo, ma che schifo. Qua c'è una pendola. Ma scusate. Oh, attenzione. La pendola si può tirare, ma serve un oggetto. Ah, vedete, c'è un gancio. Ci si può attaccare qualcosa per fare peso. Quindi devo prendere un oggetto pesante e attaccarlo lì. Però quale? Che non c'ho. Qua non ci sono oggetti in giro. Sto cercando, ma non vedo oggetti. Andiamo ad aprire qui. Sbrighiamo se prima che arriva Mario Brega. C'è un libro. Poi si sono così illetterati. Leggono anche i segreti dell'abisso di Clive O'Brien. Qua c'è un cacchio. Abbiamo visto che ci abbiamo solo 5 proiettili. Ma la pistola non ce l'abbiamo. Porca vacca. No, qua è chiuso.
Allora, mo' mi abbasso un po', vediamo se... Guarda sta cazzo di sete che fa rumore. Ma questi sono dei prodotti per la pulizia, e pare strano perché questi sembrano tutt'altro che puliti. Unnerving Combat, combattimento snervante. Che è un po' quello che c'è questo gioco. Questo gioco c'è un combattimento abbastanza snervante, perché il sistema di combattimento non mi sembra proprio brillantissimo. Allora, ci sono delle note qui. Where is my mother? Dov'è mia mamma? Qualcuno l'ha vista passare? The birthday, il compleanno, non è morto. Ma non riesco a leggere. Allora. Prendiamo l'erbetta curativa. No, non c'è un cacchio qui da prendere. Non si è aperta da sola. In teoria dovrei aver aperta io premendo, però non lo so. Allora, andiamo. Qui si apre? Se sei credenze, non si apre niente. Disastro sto gioco, non si può aprire niente, oh. Andiamo a vedere sto coso qua. Ah, ma forse aspettate, c'ho un'idea. Forse devo fare, visto che non ci sono altri oggetti da prendere, forse devo far colpire a badilate la centralina elettrica del garage. Così si apre. Penso che sia l'unica risposta. Io faccio così. Mi faccio seguire nella dossa centralina elettrica. Scusami, Ciccio. Mi metto un favore di telecamera, così quindi. Giriamoci, andate qua. Eccolo. Qua c'era niente da prendere. Ehi, sto qua. Seguimi. Eccolo che sta arrivando. Gli squali stanno arrivando. Scusa, come ti chiami? Jack? Come ti chiami? Ciao. M'hai visto? Non m'hai visto? Com'è che non m'ha visto? Ehi, sto qua, Ciccio! Non mi vede? Ecco, m'ha visto, m'ha visto! Mortacci sua, m'ha visto! Corri, corri, scappa, c'è Nemesis! Ah, ah, me lo sono trovato in faccia, non me l'aspettavo, raga! Non m'ha menato! No, niente! Non m'ha menato! Mario! Mario Brega, non mi menà. Niente. Provo a menaglie? Non si può. No, no. Ah, ecco, vedi, l'orologio mi dice quanta energia c'ho. No, io ti volevo far colpire con la G, però. Niente. Oh, mi ha sollevato! Mi ha sollevato! E mi ha buttato per terra. Ora ti schiaccio come un insetto. No! Dai, mena qua, colpisci sto coso. Proviamo a usare l'erbetta. Non me la usa. Niente, mi ha ammazzato un'altra volta. Niente, ragazzi, non riesco a superare questo pezzo. Non so perché, vabbè. Va bene, per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ragazzi.